Vai. Allora, mi sentite adesso? Sì. Allora, io vi racconto dove sono adesso, così voi capite qual è la situazione. Il campo di Moria, come sapete, è andato a fuoco due notti fa. Si stanno preparando per la notte sulla strada che porta dal campo verso la città di Mitilini, direi tra le 4 e le 5 mila persone che sono ancora rimaste intrappolate, perché dal campo per arrivare in città sono stati inseriti diversi blocchi sia dalla polizia sia dai cittadini. Allora, la polizia cerca di separare i cittadini, cioè gli isolani di Lesbo, che vorrebbero arrivare o allo scontro, comunque a bloccare i migranti che si spostano. I richiedenti asilo invece, che sono bloccati in questa parte di collina che è a pochi chilometri, 2 chilometri da Moria, sono completamente da ghiaccio, non c'è nessun tipo di struttura, non hanno più le tende perché ovviamente sono state bruciate nel rogo di 2 giorni fa, e si stanno organizzando con quel poco che hanno. Non c'è cibo, è stato distribuito oggi il primo pasto dopo 2 giorni, sono state le ONG ovviamente, non sono stato nel governo, nel comune, e la collina che è alle loro spalle, su cui si trova il campo di Moria, o meglio si trovava perché era mai bruciato, è andata a fuoco tutto il pomeriggio. C'è un bel vento dell'Egeo, per cui gli ulivi che hanno preso fuoco, le tende che hanno preso fuoco, se non si fanno, hanno continuato a bussare fino a oggi. Infatti Giuseppe Beir, che ha buttato acqua fino a poco fa, adesso sta venendo buio, per cui ovviamente le operazioni dei pompieri si sono interrotte, e ci ritroviamo con una situazione di stallo che dura ormai da 48 ore. Ci sono sull'isola 90.000 persone, 90.000 abitanti, e sono 15.000 che sono senza un tetto per la terza notte consecutiva. Il governo centrale, l'unica risposta per cui da Atene, ha deciso che inviava sull'isola un battaglione, scusatemi, di agenti con tenuta di sommossa. E nell'arco di oggi, domani, dopodomani dovrebbero arrivare delle navi che dovrebbero ospitare tra i 2 e i 3.000 richiedenti asilo, che in questo momento, come vi spiegavo, sono per strada. Non è evidentemente la soluzione del problema. Abbiamo spostato le persone da un campo che va affollato e che non funzionava alla strada, dove tutti i servizi di base, che comunque in un qualche modo erano garantiti all'interno di Moria, per cui le docce, l'acqua corrente, la distribuzione del cibo, le coperte, adesso non ci sono più. La prospettiva è che, se non avviene qualcosa nei prossimi due giorni, direi ancora fino al weekend, la situazione è sicuramente degenera. Fa ancora caldo, è difficile stare per strada, i migranti fanno niente con loro. Oggi è finita una lite tra un padre e un poliziotto, perché il padre con 3 figlie e una carriola piena di tutto quello che hanno voleva andare a comprare una bottiglia di latte e il poliziotto non l'ha fatto entrare. A tutto ovviamente va aggiunta la questione Covid. Sappiamo che ci sono dei positivi Covid che erano nel campo di isolamento, probabilmente asintomatici, e sappiamo che ci sono asintomatici anche per la popolazione di Lesbo. Per cui la situazione direi che è quantomeno esplosiva in questo momento.